Ieri sera abbiamo avuto verso le 7:15 è successo l'impatto, un rumore fortissimo e c'era il tetto che si era ribaltato venendo nel nostro varco. Cosa avete pensato? In primo istinto pensavamo che fosse crollato qualcosa, perché è stato un rumore assordante, quindi ci siamo affacciati e abbiamo visto questo pezzo di guaina, questo tetto che si è ribaltato nel nostro varco. Questo è successo. Poi bisognerà chiamare i vigili, l'amministratore e tutto per vedere poi come bisogna muoverci con queste cose. Essendoci le vetture sotto, penso che ci sarà anche qualche assicurazione che dovrà pagare i danni. Quindi adesso dovremmo vedere con la polizia municipale e tutto. La paura sì, quella è stata tanta, perché all'improvviso poi di sera senti un rumore forte, un boato assordante, vai a pensare che sia successo qualcosa di grave. Infatti quello che è successo quando ci siamo affacciati era tutto questo a terra, non si capiva niente, pezzi di lamiera che volavano dappertutto, erano un po' sparsi per tutto il parco. E niente, abbiamo in via Madonnella 58, il parco questo qua, ieri c'era un forte vento, ha demolito quasi tutti i palazzi, qua ha buttato tutto per aria, la paura è stata tremenda. Siamo stati tutti dentro fuori a... Ma Romeo, i vigili del fuoco ci hanno abbandonato e che non si è visto proprio nessuno. Che sappiamo che dobbiamo fare noi? Cosa dobbiamo fare? Ce la dobbiamo prendere? Si deve aggiustare, certamente non possono stare le persone così. Ci sono i bambini, se va tutto giù succede qualcosa di peggio. Cioè potrebbe essere una tragedia io. Certo, perché ci sono i bambini, giocano qua in mezzo. All'improvviso è venuto questo vento fortissimo.